Allora, brevissimo, insomma, corsicino, insomma, sull'uso di MicroStudio Dev. In particolare, in questo episodio spiego come cominciare a fare un mini progetto su un MicroStudio e quindi usare minimalmente il linguaggio che è molto simile al Lua. Quindi, per riuscire a crearlo, un progetto dovete appunto andare sui miei progetti. Tra l'altro, da poche settimane è disponibile anche la lingua italiana, quindi si vede in italiano, e si può fare creare un nuovo progetto. Infine si dice progetto e gli si dà un titolo. Ora, parliamo sostanzialmente di script. Allora, il progetto inizialmente c'è un'icona che è questa e ce la teniamo perché appunto insegniamo a fare gli script. Ma se volete crearvi un'ulteriore icona, fate aggiungi sprite e usate l'editor, che magari ve lo farò vedere in una puntata successiva, ma adesso ce l'abbiamo già l'icona, quindi va bene così. Quindi andiamo su quello che è il programma main e vediamo che è costituito sostanzialmente da tre funzioni. Una init, che è una function, un update, che è una function, e una draw, che è una function. Allora, il concetto fondamentale è che dentro Draw si fanno i disegni per ogni frame del nostro gioco. Dentro Update si mette la logica, cioè tutte le modifiche ai modelli e alle strutture che si usano per gestire il gioco, e dentro Int si mettono le informazioni iniziali. Se ovviamente all'inizio è un pochino complesso partire dall'inizio e quindi noi usiamo la documentazione. Documentazione, vediamo che c'è in italiano, peraltro, un inizio rapido. E quello che vi suggerisce è di provare a mettere dentro la funzione draw questo pezzettino che è semplicemente un screen draw sprite icon, dove, torniamo indietro, quindi dentro il draw qua mettiamo questa istruzione, screen draw sprite. Ora, vedete che mentre sto scrivendo qui sulla destra compare effettivamente non tanto la mia icona, perché la mia icona si chiamava icon, eh? Quindi io gli scrivo di dire l'icona da mettere, poi gli dico 0 e tra l'altro non so se notate, a destra mi dice che 0 vuol dire che è messa lì, no? Se mi sposto col cursore mi fa vedere 0 è messo lì. Se io cambio questi valori cambia la posizione in cui disegno il mio sprite. Lo sprite, per intenderci, è questo simboletto. Questo simboletto viene disegnato. Qui si seleziona quale sprite usare e qui si danno le varie opzioni. Se cliccate appunto su screen draw sprite, in fondo compare proprio una piccola documentazione su come si usa. Qui bisogna dargli la x, la y, la larghezza e l'altezza. Visto che x e y non è molto semplice da capire, avete questo aiutino visuale, cioè se qui al posto di 0 mettete 10, vedete che la x qui si è spostata e se mettete 100 vedete che si è spostata. Quindi sapete con esattezza questa icona dove compare. A quel punto, supponiamo di voler fare il giochino, diciamo, che non fa niente, Hello World. Allora, Hello World vuol dire disegnare semplicemente l'icona dello sprite. L'icona dello sprite lo abbiamo disegnato così, quindi questo è lo script. Per lanciarlo è sufficiente fare il play qua sopra e si vedrà sulla destra il fatto che compare la nostra icona. Ora, se noi vogliamo far apparire qualcosa di diverso, ed è questo il senso anche di questo aiuto documentazione, possiamo mettere qualcosa nell'update, cioè mettere una logica vuol dire rispondere a certi eventi e in questo caso si risponde al fatto di aver premuto il tastino della tastiera, freccia sinistra, freccia destra, in su e in giù. E di conseguenza si modificano le coordinate x e y. Quindi io copio questa cosa, torno di qua, nell'update ci metto questa logica e ottengo praticamente che
le posizioni che sarebbero questa X, vedete che man mano che premo sinistra la X si riduce e così via, ma devo metterla anche qua, quindi qui devo mettere la posizione della X e della Y, e in questo modo X e Y all'inizio valgono 0, quindi diventa centrata, e man mano che gioco, quindi qui se clicco qua, vedete che io se premo la freccia destra, l'icona si sposta a destra, se premo a sinistra si sposta a sinistra e così via. Rimane questo piccolo effetto collaterale, che vedete che rimane una specie di sporcume. E questo sporco, adesso togliamo il play, quindi ecco, non so mai bene come stopparlo perché mi sarei aspettato uno stop, ma non c'è. Per evitare di avere tutta questa cosa, prima di fare il frame, dobbiamo fare una pulizia completa. E la pulizia completa, ci facciamo sempre guidare da loro, la otteniamo con questo screen fill rect. E questo screen fill rect è un pezzettino di codice che metteremo sempre nel draw del frame, che praticamente si accerta di ripulire tutto lo schermo con il codice 000, che sarebbe il nero. Quindi lui dalle coordinate 00 alle coordinate 400 400, pulisce tutto. Quindi questo è, diciamo, l'esempio che hanno fatto vedere anche loro, per cui vedete che facendo in questo modo si ottiene es esattamente che premendo le freccine lui ci segue. Quindi questo è, diciamo, la base minima per fare qualcosa, e noi possiamo soltanto farvi vedere un paio di altre cosette, perché sempre nella documentazione abbiamo un sacco di cose. Adesso magari non è facilissimo dipingere tutte, ma ad esempio fra le tante cose che ci potrebbero interessare è di scrivere un testo. Adesso qui il testo sarebbe probabilmente text, lo cerchiamo, display text, qui c'è una documentazione molto interessante, abbiamo uno screen draw text e diciamo che possiamo fargli scrivere ciao. Quindi se gli vogliamo far scrivere ciao, basta che qui gli mettiamo questa, vedete che screen draw text ciao, viene scritto ciao, ha le coordinate 0, 0. Quindi 00 è centrato, quindi se io vado qua mi fa vedere la X nel punto centrale in cui sta mettendo questa cosa, qui mi fa vedere appunto lo 00 come è centrato, e qui mi fa vedere l'altezza. Vedete che c'è questa altezza, e per modificare l'altezza posso ampliare questo numero, quindi se qui al posto di 30 gli mettessi 50 diventa decisamente più grande, se gli metto 5 diventa molto più piccolo. Quindi facciamo una via di mezzo, tipo 10 o 20, e così abbiamo la nostra scritta che compare qua. Quindi facciamo così e noi abbiamo esattamente la cosa fatta. Ora, solo una cosa volevo dirvi è che qui abbiamo, oltre al run, abbiamo ancora un pezzettino qui di console. Allora, la console è interessante, perché ci permetta di vedere il valore di alcune variabili. Qui tra l'altro vedete che mentre sono posizionato su un campo è possibile, adesso non so come l'ho fatto prima, vedete se ero riuscito prima, è venuto fuori quella cosa lì, vediamo un po', che permetteva di cambiare il, forse ero messo qua nella console, ma non so bene come aveva fatto. Comunque, vabbè, importante è agire. Però qua potete chiedervi lo stesso il valore di x e di y, dove x e y, vedete, sono le coordinate in cui sta centrale di questo sprite. Quindi se io dico x è meno 98, y è 11. Ora, se io clicco qua e faccio freccia in su e quindi modifico le coordinate di x e y, e poi vado qua, ottengo x è diventato meno 53 e y è diventato 33. Se volessi, anziché ciao, avere le coordinate di x e y, è sufficiente che faccia qua semplicemente x, scrivo x uguale
e gli metto quanto vale x, quindi x uguale tra apicetti, magari lo facciamo anche un pochino più grosso così lo vedete bene. Vedete, gli metto doppio apicette, x uguale, poi gli metto più e gli metto x, più e poi gli metto y uguale e poi gli metto, notate che mentre scrivo qui compare esattamente cosa verrebbe fuori, quindi y, però ricordiamoci di mettere tutte le cose, ok? Quindi avendo fatto così, adesso man mano che muovo le coordinate, praticamente abbiamo che il spray si muove. Oh, vedete che tra l'altro lo sprite ricopre la scritta semplicemente perché lo sprite è disegnato per ultimo, quindi noi possiamo prendere questo draw text e metterlo dopo lo draw sprite e a questo punto non abbiamo più quel fenomeno lì, cioè il valore di x e y viene praticamente scritto sempre in questo caso in FFF, che sarebbe il bianco, però noi possiamo fare, se non vado errato, anche la funzione RGB. C'era la funzione RGB da qualche parte, la proviamo a vedere, magari è scritta male, in documentazione, e vediamo se c'è RGB. No, non ce l'abbiamo. Niente. Ah, no, si può scrivere proprio RGB tra apicetti 000, questo è interessantissimo e lo facciamo subito. Quindi è sufficiente metterlo così con le virgolette. RGB, se gli mettiamo 000, in teoria mi sarei aspettato che funziona. Ok, in realtà 000 sarebbe nero, ecco perché non compare. Però possiamo fare 255, vedete, per averlo in rosso. E la G, green, in verde, dobbiamo mettere il massimo 255, quindi verrebbe in giallo. Se qui mettiamo 0, abbiamo soltanto la parte green. E se mettiamo 255 e l'ultimo colore blu, l'abbiamo scritto in blu. Una volta che avete fatto questo programmino, che diciamo che è programmino 0, allora è sufficiente a questo punto eventualmente pubblicarlo. Cioè praticamente si torna ai progetti, si va sul progetto 1 e c'è la possibilità di dire al progetto, appunto, beh, intanto c'è un'opzione, ma pubblica, cioè di renderlo pubblico e di farlo vedere anche agli altri. Se facciamo pubblica, allora ci chiederà una descrizione, quindi gli mettiamo la descrizione di cosa è questo progetto, metteremo l'etichetta e possiamo oltretutto esportare il giochino anche in formato HTML5, in modo tale da poterlo far vedere anche in certe piattaforme. Possiamo anche esportarlo in formato APK, oppure in un formato nativo Windows, oppure anche per macOS, quindi potremmo fare dei giochi per tutte queste piattaforme. Per il momento non lo faccio ancora questa cosa qua, quindi rimane privato, quindi fin tanto che non ho finito è a posto così. Allora, fine di questo micro corsicino, lezione 1, diciamo.